Ciao a tutti, bentornati o benvenuti se siete nuovi. Io sono Dunia, The Artist of Divination, e sono qui finalmente con le previsioni d'amore per questo mese di novembre. Qui avete quattro gruppi di carte tra cui scegliere. Mi raccomando, prima di fare la vostra scelta, centratevi e radicatevi bene. Chiudete gli occhi, fate dei respiri profondi. Allontanate i pensieri dalla mente, poi quando siete pronti con i vostri tempi, riaprite gli occhi e scegliete il gruppo di carte che intuitivamente richiama di più la vostra attenzione. Aggiungo infine velocemente per chi fosse interessato a fare un consulto con me che è possibile prenotarlo attraverso il mio sito www.theartistofdivination.com. Anche se al momento le prenotazioni riprenderanno dal 19 novembre, quindi per chi volesse fare un consulto con me, ritroverà il sito attivo dal 19 novembre. E questo è tutto, io vi ringrazio della vostra attenzione, vi ringrazio anche per i bellissimi commenti che ho letto sotto gli ultimi video. Grazie, mi fa sempre molto piacere leggervi. Noi ci vediamo prestissimo, che sia questo un mese di novembre felice e leggero per tutti. Ed ecco la lettura numero 1 per chi ha scelto il gruppo di carte numero 1. Qui abbiamo due diverse file di carte. La prima fila è per chi è già in una relazione o sta frequentando qualcuno. La seconda fila di carte è per chi è single. Andiamo a vedere come sarà questo mese di novembre. Chi è single, se vuole, può andare avanti con il video. Allora, qui abbiamo un oracolo e qui una, diciamo, una carta dei tarocchi, un mazzo molto particolare. Vediamo cosa dice l'oracolo. L'oracolo dice Fairy Tale Romance, che sarebbe una favola romantica, Tying the Knot, fare il nodo. The road ahead, la strada davanti. I tarocchi ci dicono Ace of Wands e l'asso di bastoni. Interessante. Fairy Tale Romance, la favola d'amore rappresenta l'energia del vostro partner. Non ha importanza che il vostro partner sia un uomo o una donna, questa carta rappresenta l'energia del vostro partner. E qui si vede la principessa, lei ha una coroncina dorata. E il famoso ranocchio, c'è cioè questo ranocchio sul grembo. Questa è una carta che parla appunto di una favola romantica. Il vostro partner sembra vivere in un mondo un po' romantico e fantastico. Sembra essere molto innamorato, sarebbe anche, mi verrebbe da dire, disposto o disposta a baciare il ranocchio. Se quel ranocchio siete voi, chiaramente qui stiamo scherzando. Comunque, per dire, talmente innamorato e talmente innamorata che è disposto a baciare questo ranocchio. L'energia invece che rappresenta voi è questa qui, la strada davanti, e si vede questa donna seduta su una macchina scattante che va verso il futuro. Sembra che a differenza del partner che forse incarna un'energia più romantica, più favoleggiante, voi avete invece un'energia più pratica e dinamica. Ma va benissimo, nel senso che sembra che comunque, guarda anche il ranocchio che va in questa direzione, come la macchina, sembra che comunque siate convinti, dritti e sparati verso il futuro. La carta centrale dice tying the knot, fare il nodo, che in inglese è come se fosse un legarsi. Quindi si crea una relazione più stabile. Non mi stupirei se in questo mese di novembre voi faceste dei programmi per il futuro, per un futuro lontano. Qui ci sono queste due figure, questi due personaggi che fanno questo nodo. Tra l'altro, questo nodo è un po' il simbolo dell'infinito, che vuol dire che ci sono dei buoni presupposti per un qualcosa di lungo e duraturo, e questo è molto bello. Tra l'altro, non finisce qui il vostro messaggio perché abbiamo anche un asso di bastoni che è una gran bella carta per le relazioni. Allora, qui questo asso di bastoni si vede, vabbè, chiaramente qui c'è il bastone, qui c'è una mano che esce dal fuoco perché i bastoni è un'energia di fuoco, dei segni di fuoco,
E c'è questo dito puntato verso una stella e da qui sembra che escono note musicali, pennelli, altre stelline, lampi, cioè questo è un mese elettrico, pieno di energia, pieno di voglia di fare, pieno di voglia di pianificare, pieno di voglia di... Tra l'altro qui c'è la stella, il dito indica la stella, quindi ci sono degli obiettivi, si agisce e si va verso degli obiettivi ben precisi. Ma non solo, l'asso di bastoni è anche la carta per eccellenza della passione. Sembra che sia per voi e l'altro, il vostro altro, che sia un uomo o una donna, ripeto, non ha importanza. Sembra che questo mese ci sia una grandissima passione, una grandissima voglia di condividere, una grandissima voglia di fare le cose insieme. Ma non solo, c'è il desiderio quello focoso, c'è la voglia anche di stare insieme e di legare il nodo, di stare insieme il più a lungo possibile. Per cui direi che per voi del gruppo numero uno questo è un mese in cui tuffarsi dentro nelle cose, viversi questa relazione nel modo più intenso e passionale possibile. E questo è tutto per voi, viene solo da dirvi godetevi questo mese, divertitevi e pianificate per il futuro. Buon mese di novembre, andiamo adesso a vedere come sarà per i single. Per chi è single abbiamo... Three wishes, i tre desideri. Love at first sight, amore a prima vista. Change of heart, cambio di cuore. I tarocchi ci mostrano un tre di bastoni. Allora, questa è un po' l'energia generale del mese. Con voi voglio iniziare da qua, perché è una carta anche molto particolare. Si vede come una strada, o potrebbe essere un fiume, e si vedono tre bastoni. Due sono qui in coppia e uno è qui. Allora, prima notizia, prima informazione, potrebbe essere che alcuni di voi in questo mese si spostano, fanno dei piccoli spostamenti, fanno dei piccoli viaggi, c'è aria di conquista, c'è aria, se non è un viaggio vero e proprio, potrebbe essere semplicemente il bisogno, il desiderio di conquistare. C'è sicuramente, quindi di conquistare nel senso di, mi verrebbe da dire, anche ampliare i propri confini. Ci si apre, diciamo così, ci si apre all'amore questo mese. Le carte dell'oracolo sono molto belle perché sembra che, questa è la carta dei tre desideri, sembra che questo mese avete la possibilità di manifestare la persona giusta per voi. E non è una cosa che io dico, diciamo, facilmente, però questa è una carta di buon auspicio. Qui ci sono tre stelle, mi viene da pensare più che tre desideri. Se vi concentrate bene questo mese, se esprimete in un unico desiderio le tre qualità, mi verrebbe a dire, che vorreste nella persona da incontrare, secondo me avete delle grandissime chance per manifestare quello che volete. E ho la sensazione che con questa carta che dice amore a prima vista ci sarà sicuramente qualcuno che prenderà la vostra attenzione. Guardate che bella questa carta. Lei ha un occhio coperto da questo cuore arcobalenato, l'occhio sinistro, e lui ha l'occhio destro coperto da quest'altro cuore arcobalenato. Queste due persone si sono viste e si sono riconosciute. Secondo me l'incontro, quindi c'è del potenziale di incontro, dovete però chiarirvi bene nella testa, ricordatevi di queste tre stelle, che tipo di persona volete, quali sono le qualità più importanti che volete nella persona da incontrare. Volete che sia una persona buona, che sia una persona affidabile, che sia una persona intelligente. Concentratevi su tre qualità che per voi sono importanti, chiaritevi le idee, questo vi serve. Esprimere i desideri in questo modo serve per chiarirsi le idee rispetto alle persone che sono nella nostra vita e anche fare filtrare in un certo senso quelle che decisamente non vogliamo. Nel momento in cui uno stabilisce delle intenzioni precise, in un certo senso tende ad attirare quel tipo di energia. Ho la sensazione che se iniziate all'inizio adesso, subito, all'inizio di questo novembre, se vi concentrate su questo desiderio, non solo la sensazione che cambierete i vostri obiettivi, nel senso che vi renderete conto di cosa effettivamente volete, ma secondo me, cambio di cuore, ho la sensazione che
il vostro cuore intraprenda una nuova direzione. Quindi ci sarà qualcuno che, ci potrebbe essere qualcuno che appunto prende la vostra attenzione in questo mese di novembre. Cambio di cuore potrebbe anche essere, adesso che sto guardando questa carta dei tarocchi, che la persona che prende la vostra attenzione, visto che qua ci sono due bastoni e c'è una terza qui, potrebbe essere che la persona, un terzo bastone, come dire, lontano, potrebbe essere che la persona che prende la vostra attenzione non appartiene al vostro gruppo di riferimento, sia una persona esterna, o è una persona che incontrate in un luogo che non vi è nel quotidiano familiare, magari andate in un posto dove non andate mai e incontrate qualcuno che appartiene a un luogo distante dai soliti luoghi che frequentate, o è una persona che proprio non appartiene al vostro giro, ai vostri cerchi, alle vostre amicizie, diciamo così. Confesso che c'è anche un'altra possibilità in questo mese di novembre, che lo dico perché con quel 3 di bastone e il cambio di cuore, per alcuni potrebbe essere che fate un incontro che sì, che fa scoccare la scintilla, ma verso la fine del mese cambio di cuore, cambiate idea rispetto a questa persona. E in un certo senso puntiate le vostre attenzioni su altro o altrove. Non è per tutti, questo è un messaggio per alcuni di voi, però c'è questa possibilità, ricordatevi che siete migliaia di persone. Quindi sicuramente questo è un mese che ha un potenziale altissimo per fare un incontro. Iniziate subito a chiarirvi nella testa che tipo di persona volete incontrare, definite tre qualità che per voi sono importanti nell'altro, così che queste intenzioni in certo senso vengano messe fuori nell'universo e l'universo vi possa rispondere presentandovi, diciamo così, nella vita una persona che corrisponde ai vostri desideri. Secondo me, comunque, il messaggio più importante è questo, è che così facendo voi attirate di più questo mese persone che sono più vicine, diciamo così, ai vostri desideri. Non è detto che l'amore a prima vista quando arrivi sia quello giusto. In questo caso, se c'è un amore a prima vista, in questo mese di novembre, se è una risposta a un vostro desiderio chiaro, sarà una risposta più giusta per voi. Non è il semplice amore a prima vista che sfuma nel nulla. Ma siccome avete cambiato a monte le vostre intenzioni, la risposta sarà più efficace. E direi che questo è tutto per voi che siete single del gruppo numero 1. Io chiaramente vi auguro tutto il meglio. Buon mese di novembre. Ed ecco la lettura numero 2 per chi ha scelto il gruppo di carte numero 2. Abbiamo due diversi tipi di carte, questi sono dei tarocchi, questo è un oracolo dedicato all'amore. Questa prima fila di carte è per chi già sta frequentando qualcuno o è in una relazione. Questa fila di carte è per chi è single, quindi chi è single se vuole può andare avanti con la lettura. Andiamo a vedere chi è già in una relazione o sta frequentando qualcuno. Allora, avevo mescolato molto bene le carte, anche per voi l'energia del partner è una favola romantica, Fairy Tale Romance. La carta che rappresenta la relazione è Celebration, celebrazione. La vostra è Unrequited Love, un amore non corrisposto. L'energia del mese è la forza. Allora, qui c'è un contrasto di energie molto importante. Perché? Perché il partner sembra innamorato. Uomo o donna non ha importanza. Questa carta rappresenta l'energia della persona con cui state. È la favola romantica, qua abbiamo la principessa con ranocchio in mano. La principessa è talmente innamorata che è disposta a baciare il ranocchio per farlo trasformare in un principe. Questo rappresenta l'energia del vostro partner, che significa che è molto innamorato. Il vostro partner vi ama, vi sogna, vuole stare con voi, ha una favola nella testa rispetto a voi due. Il problema è che la vostra energia non corrisponde per niente a quella del partner o della persona che frequentate. Qui si vede la carta amore non corrisposto. C'è una ragazza che riceve un mazzo di rose, vale anche se sei un uomo, ma l'amore sembra non corrisposto. Allora, questa secondo me si riferisce a voi. È come se voi non provaste esattamente gli stessi desideri del partner. C'è una discrepanza, diciamo così, di emozioni e sentimenti. Oppure in alcuni casi, questo lo dico soprattutto agli uomini,
se sei un uomo, potrebbe essere che hai la sensazione che il partner non abbia gli stessi tuoi sentimenti, però in linea di massima, secondo me, questo rappresenta i tuoi sentimenti, che sei tu che hai la sensazione di non essere così innamorato o di non essere così innamorata. Quindi nella maggior parte dei casi questo rappresenta la vostra energia. Non siete così innamorati, non vi sentite in questo mese così innamorati, magari siete un po' in crisi. O magari il sogno del partner, che qui abbiamo la favola romantica, il sogno del partner, il romanticismo del partner è un qualcosa che questo mese non condividete, non sentite. Potrebbe anche essere che vi accorgiate di questa cosa perché è un mese di celebrazione, qua si vedono due persone che festeggiano. Potrebbe essere che c'è una ricorrenza, che c'è un compleanno, che c'è un anniversario, che c'è un qualcosa che vi dovrebbe unire, ma per qualche motivo voi vi sentite un po' distanti da tutto questo. Tra l'altro, la carta che rappresenta un po' l'energia del mese di questa relazione è la forza, dove qui si vede, questa è una carta molto particolare, questa strana figura che non è umana, ma sembra quasi un coniglio, uno strano coniglio. Che abbraccia un leone, doma un leone. La carta della forza è una carta di grande equilibrio, quindi ci sono delle figure contrastanti sicuramente, ma in questo mese volevo dire che ci sono delle energie contrastanti. La vostra energia è in contrasto con quella del partner, i vostri desideri sono in contrasto con quello del partner. Quindi è un mese in cui cercherete di mantenere un equilibrio tra queste forze contrastanti. Magari cercherete di sopprimere questi sentimenti. In alcuni casi mi viene da dire infastiditi, qui mi dicono infastiditi. Magari cercate di nascondere questa sensazione di amore non corrisposto, magari cercate di trattenervi, c'è un qualcosa che non vi va giù. C'è qualcuno che finge, lo dico anche perché guardando questa carta, lui guarda lei guarda altrove. C'è qualcuno che non è per niente convinto di questa relazione, perlomeno per questo mese. Quindi la carta della forza ci dice che è un legame che viene tenuto insieme, con grande forza, forza d'animo, ma c'è un qualcosa che secondo me deve essere chiarito. Ora, qui non è detto chiaramente che questo sentimento rimanga per i mesi successivi. Potrebbe essere che è un mese così, un po' di crisi, un po' di incertezze, di dubbi. E c'è quindi, la necessità di mantenere degli equilibri interiori, quindi vi viene chiesto di avere di una forza d'animo, diciamo, notevole per mantenere il tutto insieme. Spero che questa lettura vi sia d'aiuto. Questo è tutto per voi per quanto riguarda il vostro messaggio per questo mese di novembre. Ci vediamo prestissimo. Andiamo adesso a vedere le letture per chi è single. Allora, per chi è single abbiamo Guarded Heart. Un cuore protetto, hugs and kisses, abbracci e baci, heartstrings, i fili del cuore. Vediamo se mi viene meglio come tradurlo. E judgment è il giudizio. Allora, il giudizio. Il giudizio è l'energia di questo mese, è un'energia potente. Qualcosa si risveglia in questo mese di novembre. Potrebbe essere che qualcosa viene rivelato. Potrebbe essere anche il giudizio che qualcuno vi chiami, che riceviate una telefonata, un messaggio, un qualcosa che ha un peso notevole, che rivela un qualcosa che prima era celato, qualcosa viene alla luce. Di solito il giudizio sì, è anche la telefonata, potrebbe essere la telefonata. Allora, qui abbiamo un uomo e una donna, quindi nonostante voi siate single, non siate in una relazione, qui c'è un qualcuno che si fa vivo in questo mese di novembre o si fa viva in questo mese di novembre. Come se un po' sorgesse, guardando qui tutte queste mani che sorgono dalla terra, come se sorgesse dalle ceneri un qualcosa, un qualcuno. Allora, qua c'è una persona che ha il cuore protetto. Vedete quest'uomo che sta dietro questi rovi? È una persona che si protegge, quindi che indossa una maschera, che indossa un'armatura. Secondo me questa è l'energia dell'altro. Cercate voi di capire, adesso siete migliaia di persone, in linea di massima io direi che è l'energia dell'altro. Potrebbe anche essere che siete voi, che siete molto sulla difensiva e vi proteggiate. In ogni caso, secondo me, con una carta come Hugs and Kisses, che è abbracci e baci, c'è del flirt questo mese di novembre.
Ci sono delle comunicazioni frizzantine, dei messaggi, magari si gioca o si scherza con qualcuno o si fa vivo con qualcuno e ha degli apprezzamenti per voi, vi fa dei complimenti, c'è qualcuno che è intrigato, diciamo così. Heartstrings, che io ho tradotto come i fili del cuore, le corde del cuore, rappresenta proprio il fatto che c'è un legame di qualche tipo in questo mese di novembre. Secondo me entrate in contatto con qualcuno, quindi c'è una mi verrebbe da dire quasi una corrispondenza amorosa con qualcuno, una corrispondenza un po' flirtosa. Non è detto che si concretizzi in questo mese di novembre, c'è sicuramente un'aria più frizzantina, un flirt. Si flirta con qualcuno, si ride, si scherza, ci si piace, si osserva l'altro. Sicuramente ho la sensazione che c'è una persona più interessata dell'altra, o perlomeno, diciamo così. Uno mostra di più il suo interesse. Questa donna ha questi fili da cui pendono dei cuoricini, cioè è molto più forte rispetto a quest'uomo che ha le braccia conserte e si nasconde dietro i rovi. Quindi sicuramente questo mese è qualcosa di inaspettato, perché il giudizio di solito è una carta che ci dice che è qualcosa di inaspettato, viene alla luce. Potrebbe essere semplicemente qualcuno vi contatta, che riceviate un messaggio, che riceviate una telefonata o comunque vedete un interesse da parte di qualcuno e magari questo interesse prima era celato, quindi qualcosa viene rivelato. Una persona, cercate voi di capire chi è più sulla difensiva rispetto all'altra, l'altra persona ha meno problemi a mostrare i suoi cuoricini. Però questo mese, secondo me, venendo qualcosa alla luce, si scioglie un qualcosa e le intenzioni saranno molto più chiare ed evidenti. Per cui direi che è un mese frizzantino, è un mese in cui ci si diverte, secondo me. C'è quel qualcosa e quell'energia di quando si conosce un qualcuno, me lo sento io addosso in questo momento, quell'energia frizzantina di quando si conosce un qualcuno e si è incuriositi e divertiti. Per cui direi tutto bene. Per voi che siete single del gruppo numero 2, vi auguro chiaramente un mese splendido. A prestissimo. Ed eccoci qui con la lettura numero 3 per chi ha scelto il gruppo di carte numero 3. Qui abbiamo due diversi tipi di carte. Queste carte vengono da un oracolo e queste due vengono da un mazzo di tarocchi originale in bianco e nero con illustrazioni molto originali. Allora, questa prima fila è per chi è già in una relazione o sta frequentando qualcuno. Questa seconda fila è per chi è single, quindi chi è single, se vuole, può andare avanti con la lettura fino a quando appunto scoprirò queste carte. Andiamo a vedere per chi è già in una relazione. Allora, Angel Heart, cuore d'angelo. Qui abbiamo Deception, inganno. Gift of Love, regalo d'amore. I tarocchi dicono The Emperor, l'imperatore. Allora, Deception, qui c'è un inganno. Qualcuno trama o tesse una tela, tesse un inganno, o perlomeno si ha la sensazione che sia così. Allora, Angel Heart rappresenta l'energia del vostro compagno, della vostra compagna. E questa è una bella carta, qui si vede una fanciulla. Dal cuore nobile, dalle buone intenzioni, quindi il vostro partner sembra che abbia un cuore nobile, sembra che abbia delle buone intenzioni in questo mese di novembre. Voi invece siete, secondo me, siete voi che siete un po' sospettosi. Non ho la sensazione che l'inganno venga dal vostro compagno o dalla vostra compagna. Ho la sensazione che l'energia della relazione sia sentita come ingannevole. Guardate qui, c'è questa donna che si guarda tra il sospettoso e il disgustato, guarda questo ragno che tesse una tela dietro di lei. Immaginate che un po' questa figura sia questo ragno, c'è un guardare questa persona con sospetto. Secondo me siete voi che guardate l'altro con sospetto in questo mese. O vi sentite, potrebbe essere che per qualche motivo, nonostante le intenzioni del partner o della parte siano buoni, potrebbe essere che questo mese vi sentiate ingannati per qualche motivo. Il fatto che ci sia una carta che ci mostra una donna, questa rappresenta la vostra energia. Il fatto che ci sia una carta qui che ci mostra una donna con un regalo in mano, che dice regalo d'amore, mi fa pensare a due cose. Che o
facciate un regalo al partner e magari avete la sensazione, diciamo, che ci sia un inganno rispetto a questo regalo, magari il regalo non viene apprezzato, qualcosa non va come desideravate, o la sensazione che cercherete a fine mese di recuperare, perché siete voi che avete la sensazione che ci sia un qualcosa di sbagliato in questa relazione. Io la percepisco così, percepisco che voi durante questo mese di novembre pensate che l'altro sta tramando dietro le vostre spalle, che l'altro sta facendo un qualcosa di ingannevole. Tra l'altro, qui abbiamo l'energia del mese, l'imperatore, che qui è interessante, è rappresentato come una casa. È una casa con le gambe. E l'imperatore è anche i confini, anche il no. È interessante che qui sia rappresentato come una casa, cioè sono dei confini molto stretti, molto chiusi. Se uno non vuole aprire la porta di casa, non la apre. L'imperatore è così. Se l'imperatore non ti vuole dare spazio o ha dei confini molto stretti, non ti dà spazio. Quindi ho la sensazione che qualcuno sia molto trattenuto in questo mese di novembre. E ci sta. Chi è sospettoso non fa entrare in casa, no? Se io guardo dall'occhiolino e intravedo qualcuno che non mi piace, ho un sospetto di certo e suona la porta, di certo non lo faccio entrare in casa. È come se questa è un po' l'energia del mese. Qualcuno qui è sospettoso, qualcuno qui ha la sensazione che ci sia un inganno o che ci sia qualcuno che non stia dicendo tutta la verità. Io però vi devo dire la verità, non ho la sensazione che sia il vostro compagno, che sia una persona che vi inganni o qualcosa del genere. Io ho la sensazione che sia una finta sensazione, che non sia vera. E molti di voi cercheranno di recuperare a fine mese. Potrebbe anche essere che riceviate voi un regalo e lo guardate in modo sospettoso. Perché mi fa questo regalo questa persona? Che c'entra ora questo regalo? Io però insisto, non vedo malizia, non sento malizia, non vedo malizia, non ho veramente la sensazione che il vostro partner faccia nulla di male. Quindi chiedetevi, questo, alla fine dei conti, tutta questa lettura si può riassumere con una domanda sola: perché sono così sospettoso? I miei sospetti sono giustificati? Perché mi sento ingannato? Perché ho paura che qualcuno mi inganni? Fatevi queste domande, cercate di capire se siete troppo sospettosi nella vita in generale o se avete dei reali motivi per esserlo. Secondo me non avete dei reali motivi questo mese, quindi io vi dico che cos'è che dovete guarire del vostro passato e che vi fa essere sempre così sospettosi, perché qui le intenzioni dell'altro sono buone, non sono ingannevoli. Detto questo, c'è molto qui su cui pensare, vi lascio ai vostri pensieri, vi ringrazio per la vostra attenzione. Andiamo ora a vedere la lettura per chi è single. Allora, per chi è single abbiamo Three Wishes, anche per voi, i tre desideri. Looking for love, cercare l'amore. Patient heart, il cuore paziente. E qui abbiamo il mago. Allora, carina questa lettura. Anche per voi vi devo dire questa cosa. Three wishes, i tre desideri. Ve la dico nello stesso modo, come ho detto, adesso non mi ricordo se era il gruppo numero 1 o il numero 2. Questo è il mese giusto per esprimere un desiderio d'amore, che voglio dire. Non tre desideri, un desiderio che deve riguardare in un certo senso le qualità della persona che desiderate avere nella vostra vita. Quindi io vi dico, prendetevi 5 minuti, fate dei respiri profondi e chiedetevi: come deve essere la persona che io voglio manifestare nella mia vita? Quali devono essere le tre qualità che io voglio in questa persona? Voglio che sia una persona buona? Voglio che sia una persona onesta? Voglio che sia una persona seria? Voglio che sia una persona divertente? Devono essere tre qualità ed esprimete questo desiderio. Perché quando il desiderio è chiaro fin dall'inizio, la risposta sarà altrettanto chiara. Allora, queste carte, questo oracolo è molto carino perché vi sta dicendo: se esprimi il desiderio questo mese, quindi questa è la lampada di Aladino, non tre desideri, io direi proprio un desiderio che afferma con chiarezza: io voglio nella mia vita una relazione con una persona che è così, così e così. Anzi, io voglio nella mia vita una relazione felice con una persona, facciamo un esempio, buona, affidabile e onesta. È un esempio. Looking for love è una carta che dice cercare l'amore, quindi voi esprimete un desiderio, ma rispetto al cercare l'amore potrebbe essere
Anche che alcuni di voi si trovino un bivio questo mese, come se si presentasse qualcuno o si presentassero delle opzioni, ma io lo sento semplicemente che dovete essere pazienti, perché qui abbiamo la carta del cuore paziente e si vede questa donna che aspetta pazientemente con un libro in mano e legge. Io ho la sensazione che una volta che avete espresso il vostro desiderio dovete continuare per la vostra strada, nella vostra vita e dovete avere pazienza. Queste carte vi dicono che le cose richiedono il loro tempo, che non è detto che si manifesti immediatamente questo mese, ma dovete avere un po' di pazienza e verrete ripagati sicuramente. Perché dico che verrete ripagati di questa vostra pazienza? Perché la carta che rappresenta l'energia del mese è molto bella. È il mago. E il mago ha in sé tutte le qualità dei tarocchi, ci sono le coppe, ci sono i bastoni, ci sono le spade, ci sono i denari. Questa è una carta che dice che il potenziale di trovare l'amore questo mese è enorme. Cioè, è come se voi lo attivaste. Ed è una carta che dice che potete raggiungere proprio quello che volete, proprio i vostri obiettivi. E ci dovete lavorare su, chiaramente. Il mago poi chiaramente ha a che fare con la magia, con la manifestazione delle cose. Il mago è uno che fa le magie di fronte all'audience, quindi c'è con questa carta dei tre desideri, e questa è magia perché c'è la lampada di Aladino, e la carta del mago c'è un potenziale altissimo di manifestazione. Dovete però avere pazienza. Qual è il modo migliore per far sì che un desiderio si avveri? È esprimere il desiderio in modo molto chiaro, non in un modo esitante, in un modo molto chiaro, utilizzando le parole giuste e poi, in un certo senso, non dico dimenticarlo, ma archiviarlo e dare il tempo a quel seme che è stato in qualche modo lanciato nell'universo di manifestarsi, di crescere. La carta del mago vi dice anche che avete tante cose da fare questo mese, per cui esprimete questo desiderio e date il tempo al tempo, lasciate che le cose si manifestino tranquillamente. Io ho la sensazione che molti di voi, tra l'altro, hanno tanti talenti diversi che devono questo mese in qualche modo coltivare. Quindi concentratevi sui vostri talenti, sulle vostre qualità. E date appunto la possibilità all'amore di manifestarsi quando è il momento giusto. Quindi questa è una carta che vi dice di non essere impazienti, siate pazienti. Adesso i vostri compiti sono due: esprimere un desiderio chiaro rispetto a al tipo d'amore che desiderate nella vostra vita, e la seconda parte è essere pazienti. E questo è tutto per voi del gruppo numero 3, per i single del numero 3. Io vi auguro tutto il meglio per questo mese di novembre. Ed ecco la lettura numero 4, perché ho scelto il gruppo di carte numero 4. Qui abbiamo due diversi tipi di carte. Queste due carte vengono da un mazzo di tarocchi molto originale, illustrato in bianco e nero, e questo è un oracolo. Ma l'importante è che questa prima fila è per chi è già in una relazione o sta frequentando qualcuno. Questa seconda fila è per chi è single, quindi chi è single, se vuole, può andare avanti con il video. Andiamo a vedere chi sta frequentando qualcuno. Allora, Love Stinks, l'amore puzza. Al centro abbiamo gli amanti sfortunati, Star-Crossed Lovers, e la carta che rappresenta le vostre emozione, la vostra energia è love and war, amore e guerra. I tarocchi ci dicono Ace of Swords. Mai lettura fu più chiara. Allora, sento un'energia ferocissima e me la sto sentendo addosso. Allora, il partner, vi sento arrabbiati, eh? Mi sento arrabbiati, quindi sicuramente c'è la possibilità che vi arrabbiate, che litigate questo mese. Il partner ha un atteggiamento un po'. Qui si vede questa donna che butta, qua ci sono dei cuori, butta dei cuori in una spazzatura dove c'è del cibo, delle cose che puzzano. Quindi il partner, secondo me, lo sento arrabbiato e ferito anche, e ha l'atteggiamento di chi dice: ok, io non ne voglio sapere più niente, l'amore puzza. Cioè, l'amore è sempre così, mi va sempre male. C'è un po' questo atteggiamento qui. Tra l'arrabbiato e lo sconfitto, di chi un po' abbandona il gioco, di chi dice io non ne voglio sapere più niente, tanto va sempre male, è sempre tutto storto. Quindi c'è un atteggiamento un po' di sconfitta, devo dire.
Voi invece avete un'energia di chi sta sul piede di guerra perché c'è questa bomba che sta per esplodere. Quindi da una parte siete amore tesoro, ti amo tantissimo, sei l'amore della mia vita, dall'altra parte qui c'è una bomba che vuole esplodere in qualsiasi momento. Amore, guerra, avete dei sentimenti contrastanti o avete un modo di mostrare l'amore che mette a dura prova, nel senso che perlomeno questo mese, nel senso che un momento sembrate innamorati, un momento dopo sembrate desiderosi di uccidere l'altro, per cui attenzione, contenete le vostre energie. Sicuramente l'energia della relazione non è bella questo mese, con la carta che dice qua si vedono le stelle, ci sono queste due figure che stanno sotto un'arcata di cuori. Questa è una carta che parla di amore sfortunati, come se gli astri non fossero, come dire, non si muovessero in vostro favore. Perlomeno questo mese la relazione sembra essere sfortunata. Ci sono delle energie contrastanti molto forti, molto pesanti. Tra l'altro abbiamo anche un asso di spade. E l'asso di spade può essere proprio quello, c'è un blocco. L'asso di spade è così, c'è questa mano che impugna questa spada e nel migliore dei casi è quando si ha un'idea, un'intenzione e si impugna la situazione. Quando è in negativo, in questo caso purtroppo è la parte ombra dell'asso di spade, significa che tutto è bloccato. Qui infatti c'è tempesta, fulmini, piogge, saette, come se entrambi foste un po' bloccati nel vostro modo di pensare, non vi veniste incontro. Ecco, questo è il problema, non vi venite incontro. In realtà avete la sensazione di essere sfortunati, ma secondo me c'è proprio un'incomunicabilità di fondo. Tra l'altro, asso di spade può essere anche la carta della comunicazione, è come se non riusciste a comunicare l'uno con l'altro. Io personalmente vi sento molto irrequieti, quindi attenzione perché avete delle energie molto altalenanti, proprio voi, mi riferisco a voi che guardate il video. Il partner secondo me ne ha un po' le tasche piene dopo un po' di questa energia altalenante. Cioè non si può amare una persona un giorno e odiarla il giorno dopo, quello diventa destabilizzante per tutti, anche per la relazione. Questa storia di spade appunto ci dice che ci potrebbero essere discussioni, ci potrebbero essere litigi e comunque sembra che non vi veniate molto incontro, quindi il mio consiglio è questo: cercate di guardare anche le ragioni dell'altro, anche se vi sembrano incomprensibili, anche se vi sembrano impossibili, io vi dico di avere pazienza e cercate di contenere i pensieri più negativi e più rabbiosi, perché se no questa è guerra dichiarata. Non so poi come ne uscite. Qui non vedo rotture, ma chiaramente con una carta centrale che dice gli amori sfortunati. Se continuate a rimanere in questa energia, non mi stupirei se alcuni di voi nel mese di dicembre si lasciassero. Adesso sto esagerando, chiaramente, però lo devo fare per dirvi che qui l'energia è pesantissima, quindi è necessaria una mediazione. È necessario comunicare in modo diverso, è necessario capire le ragioni dell'altro, perché l'altro sta diventando demotivato, sta per buttare l'amore nella spazzatura, sta per abbandonare il gioco, quindi attenzione a non girare troppo le spalle all'altro. Cioè, arrivano dei momenti in cui, in un certo senso, uno deve scegliere le proprie battaglie, non può fare guerra su ogni cosa, deve scegliere le battaglie che sono più importanti e lasciare andare quelle che poi non sono così importanti, perché qui c'è la necessità in questa relazione di riprendere in mano la comunicazione, se volete che questa relazione funzioni. E questo è tutto per voi del gruppo numero 4, io vi ringrazio della vostra attenzione, andiamo ora a vedere per chi è single. Soulmates. L'anima gemella. Wandering Eye. L'occhio vagante. Cloud Nine. Cloud Nine sarebbe la nuvola nona, che sarebbe un po' come stare al settimo cielo in un certo senso. E qui abbiamo un tre di denari. Allora, vi guardate in giro con una carta centrale come Wandering Eye, è come se voi diventaste un grande occhio. Cercate la vostra anima gemella. Cercate la vostra anima gemella. Quello che è interessante è che visto che c'è una carta così bella qui, al settimo cielo si vede questa donna, questa figura giapponese che sta sulle nuvole, sopra le stelle, io ho la sensazione che molti di voi incontreranno qualcuno, soulmates, e si vedono questi due personaggi che si incontrano.
L'occhio guarda in questa direzione, quindi ho la sensazione che in questo mese voi guardate nella giusta direzione. O potrebbe essere che c'è qualcuno che prende la vostra attenzione. E il fatto che guardiate questa persona vi fa sentire al settimo cielo. Quindi c'è un incontro, secondo me. Per molti di voi c'è proprio un vero e proprio incontro, perlomeno mettete gli occhi su qualcuno, qualcuno che avete la sensazione possa essere veramente la vostra anima gemella. Il solo fatto che lo pensiate già vi fa essere molto felici. Cloud 9 vi fa sentire come se stesse al di sopra di tutto, vi fa sentire sulle nuvole, sopra le stelle, quindi c'è un potenziale romantico interessante. Sicuramente c'è qualcuno che prende la vostra attenzione. In alcuni casi, considerate che siete migliaia di persone, ci sarà un vero incontro con questa persona. Non semplicemente individuate qualcuno, ma secondo me la incontrate veramente questa persona, c'è uno scambio con questa persona. In ogni caso, l'idea di tutto questo vi rende in questo mese di novembre molto felice. È difficile dire in che direzione andrà perché mi sembra un po' prematuro. Quello che è interessante è che il 3 di denari, che è una carta di energia collaborativa, mi fa pensare che c'è una progettualità, c'è un qualcosa che nasce da questo incontro o da questo desiderio, se non c'è un vero e proprio incontro. Quindi o vi sentirete più attivi, più pratici, o avrete voglia di incontrare di più gli altri, di uscire di più, di essere più, proprio più fattivi nella vita, o obiettivamente per le persone che hanno un vero e proprio incontro con l'altro, secondo me avranno un incontro di fatto con l'altro, nel senso che avranno la sensazione che si può costruire un qualcosa con questa persona, o comunque c'è la possibilità di investire in un futuro, perlomeno in un vicino futuro. Non stiamo parlando di un lontano futuro, è troppo presto. Sentirete la possibilità di una collaborazione, la possibilità di avere uno scambio con questa persona, e questo è molto bello. Poi vi ripeto, con una carta come questa, sicuramente il mese di novembre vi sentirete bene, vi sentirete felici, vi sentirete che è possibile avvicinarsi di più all'amore. Siete tante persone, quindi alcuni di voi avranno una sensazione vera e propria, pratica e concreta, perché ci sarà obiettivamente una persona con cui è possibile avere uno scambio, collaborare, con cui magari c'è anche una progettualità. Per chi non incontra una vera e propria persona, però io ho la sensazione che metterete gli occhi su qualcuno, nel senso che in questo mese intravedete un qualcuno che vi piace e questa cosa accende i vostri desideri e le vostre speranze, vi fa stare bene. Per cui direi che in ogni caso questo mese di novembre va benissimo. E questo è tutto per voi del gruppo numero 4. Io vi auguro tutto il meglio. Ci vediamo prestissimo. Buon mese di novembre.